Ciao a tutti i guerrieri del gaming, sono Rockometer KP, benvenuti sul mio canale. Oggi porterò un video diverso dal solito, perché di solito porto i miei soliti video di gameplay no commentary, quindi senza il mio commento. Ma oggi porterò un semplice video con il mio commento, appunto, dove andrò a parlarvi di quello che è l'andamento del canale, i video che sono stati più incisivi e quanto riguarda piani futuri per il canale. E come notate indosso una maschera. Bene, questa maschera sarà soggetto di una sfida e andrò a parlarvi tra poco. Bene, quanto riguarda i momenti salienti del canale, volevo mostrarvi quello che è stato il video che ha raggiunto più visualizzazioni di tutti, quindi quello che per me è stato il più gettonato, quindi il più incisivo, è stato quello del mio primo gameplay della modalità zombie di Call of Duty Modern Warfare 3, il Call of Duty recente, che ha raggiunto 95.000 visualizzazioni. Per un solo video sembrano pochine, insomma, però avendo appena iniziato il canale non è male come numero di visualizzazioni. Detto questo, ho portato anche gameplay quanto riguarda giochi vecchi, quindi di magari di 4-5 anni, come per esempio Call of Duty Modern Warfare 2, la campagna Remastered e 4 Modern Warfare. Hanno comunque tutti i miei video in circa un minimo di 500.000 visualizzazioni per ogni video, quindi diciamo che come inizio ci sta molto bene. Poi per quanto riguarda i numeri, quindi la crescita del canale, abbiamo in totale 140.000 visualizzazioni e un tempo di visualizzazione in ore di 1843 e 2176 iscritti. Quindi diciamo come inizio, quindi per l'intera durata del canale, dal 18 agosto 2023 che ho caricato il primo video al 17 gennaio 2024, non è male come risultato, ecco. Poi volevo mostrarvi quali che erano tutte le mie playlist, quindi ho sempre portato ogni video che portavo, lo caricavo nella sua apposita playlist, no? Per avere un ordine maggiore nel canale, in modo che se una persona che non mi conosce vuole andare a vedere il mio canale, va a cliccarlo, guarda le playlist e trova tutti i miei contenuti ovviamente ordinati, come per esempio FIFA 23, che avevo giocato all'inizio, poi è uscito il 24, ho portato Esports 24, Call of Duty Modern Warfare 3 e Listed, Call of Duty 4 Modern Warfare e Modern Warfare 2, che sono giochi vecchi, per i veterani di COD sapranno cosa farlo, e FIFA 23, ecco. Poi per quanto riguarda i video più visti, ho notato che quando magari carico video come esempio di Call of Duty Modern Warfare 3, ovviamente Listed, anche Listed è un gioco uscito nel 2021, che però comunque è un buon gioco, devo dire, anche con l'aggiornamento, sembra di essere davvero in guerra. Ho notato che sì, le visualizzazioni ci siamo, 95 che ho caricato il 27 dicembre, oppure uno più recente, questo, il 1 gennaio. Sì, ottengono delle buone visualizzazioni anche Call of Duty, per esempio questo, 148, però non come FC24. FC24 è una cosa pazzesca, incredibile davvero. Cioè, ho caricato un video, 351 visualizzazioni, questo 136, questo addirittura 505, per non parlare degli shorts. I shorts dopo magari circa 24 ore dal caricamento già ottengo circa 400 visualizzazioni quanto riguarda eSport FC24. Ora, detto questo, passiamo ai commenti. Bene, per quanto riguarda i commenti, devo ringraziare tutti coloro che hanno commentato i miei video. Ovviamente ho visto commenti come per esempio ringraziamenti per quanto riguarda la qualità del video, il good game, quindi per quanto riguarda il gameplay, il contenuto del gameplay, perfect cut ragazzo, quindi quanto riguarda la qualità, quindi come sono andato a modificare i video. Poi questi commenti non l'ho capito, li ho tradotti in spagnolo ma non ho ben capito il senso, comunque ringrazio lo stesso per aver commentato. Ecco, qua che per esempio vi ricordi che bel gameplay, qua addirittura ma sbaglio con la frase stata utilizzata in Modern Warfare 2, qua oggi è detto da Press quando parla con Makarov, quindi anche c'è stato come un colloquio tra me e voi spettatori. Ecco, quei commenti qua non capisco, però apprezzo comunque per il commento. Poi quanto sei bravissimo, quindi quanto riguarda sempre elogiare dal punto di vista della qualità dei contenuti. Poi quanto riguarda qua, ho avuto un consiglio, quindi per Call of Duty Modern Warfare 3 giocare con il motion blur. Infatti io sto nei prossimi gameplay che ho portato, dopo questo video ho portato senza il motion blur, ecco. Quindi tendo anche, fate domande se volete che porto diversi giochi a questi, ma sicuramente li porterò, ecco, oppure consigli su come posso andare a migliorare la qualità dei miei video.
Oppure qua, commentando su writing, good job mate, quindi quanto riguarda in questo video di Modern Warfare 3, ho giocato invasione solamente col cecchino, ovviamente anche con la secondaria. E niente, mi ha ringraziato per quanto riguarda le mie abilità su Call of Duty, ecco. Ora possiamo passare a quanto riguarda la presentazione della mia maschera. Bene, per quanto riguarda invece la mia maschera, come vedete ho una maschera all'inizio del video, era inutile che lo dicevo, però fa niente. Prossimo video sarà presente il mio commento e la mia immagine. Ovviamente la mia immagine sarà coperta da una maschera. Però ovviamente magari dopo una settimana o dopo circa 10-15 video ne porterò un'altra. Ovviamente non è che porto le maschere nei gameplay così a caso, ma queste maschere sono tutte legate a che cosa? A una sfida. E cosa consiste questa sfida? Consiste nel quando raggiungeremo i 100.000 iscritti, allora vi rivelerò chi c'è sotto questa maschera, ma fino ad allora sarò anonimo. Quindi l'unico modo per rilevare la mia identità è la crescita del canale. Il 50-60% del lavoro lo farò io con modificare i video, portare i gameplay, parlare, però il 40% toccherà a voi, dovrete condividere il video, far girare il video, mettere mi piace, visualizzarlo, condividerlo, in modo che il canale possa crescere, e a quel momento io rivelerò la mia identità. Bene, per quanto riguarda i piani futuri del canale, quindi quanto riguarda i miei obiettivi, per adesso l'unico obiettivo che ho, io vorrò, diciamo, completare gli obiettivi passo passo, quindi magari questo qua è il mio primo obiettivo, ovvero quello di raggiungere i 10.000 iscritti. Appena raggiungiamo i 10.000 iscritti, penseremo al prossimo obiettivo. Poi vi anticipo che porterò nuovi contenuti, quindi il prossimo gameplay che porterò sarà la serie di Minecraft. Ovviamente in un canale YouTube ci stanno i nuovi giochi, i nuovi arrivi, magari giochi un po' più vecchi, però il gameplay, l'avventura di Minecraft ci deve essere per forza. Quindi questo qua sarà il prossimo video che porterò sul canale e soprattutto il miglioramento per l'editing. Ovviamente io adesso sto utilizzando per registrare OBS Studio e per modificare i video Wondershare Filmora, però sto anche imparando a utilizzare Adobe Premiere, che è il migliore software che c'è in circolazione quanto riguarda editare un video, modificarlo, eccetera, ecco. Però comunque appena riuscirò a utilizzare al meglio, oppure saperlo utilizzare al massimo, Adobe Premiere, potrò portare contenuti sicuramente migliori rispetto a quelli di adesso. Però c'è da dire anche che utilizzando Wondershare Filmora i contenuti adesso sono molto buoni, perché lavorare un video in 4K con la massima qualità e tutto il resto, insomma, ce ne vuole. Bene, visto che non è una live, non posso stare qua magari a rispondere alle vostre domande oppure rispondere a commenti in particolare che sono stati, però sicuramente faremo delle live. Mi commenterete molti più, quindi potrò rispondere, portare magari un video dove rispondo ai vostri commenti oppure con una live, fate domande e io risponderò a qualsiasi domanda. Detto ciò, passiamo alle conclusioni. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato di quanto riguarda la crescita del canale, come sta andando, gli obiettivi futuri, quindi 10.000 iscritti. Ricordatevi sempre la maschera, che ogni maschera sono tutte legate per un unico obiettivo, rilevare la mia identità. Quindi quando raggiungeremo i 100.000 iscritti vi rivelerò la mia identità, quindi chi sta sotto questa maschera. Infine, ovviamente, vi chiedo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, condividere il video, farlo diventare virale, e poi ci vediamo al prossimo video. Ciao guerrieri del gaming!